ma sicuramente non formale, importante iniziativa. Non formale perché credo che in questo momento della vita del nostro paese, della vita nazionale, regionale, provinciale, ci sia bisogno di momenti come questi, che io penso di poter definire momenti promossi da noi, da esponenti del Partito Democratico, ma aperti. Iniziative interne, ma soprattutto esterne, rivolte alla società civile. Importante perché in un momento come questo, di grandi riforme a livello nazionale, riforme importanti che naturalmente possono trovarci d'accordo al 100% o meno d'accordo, ci può essere da discutere, però in questo momento di grandi riforme che hanno riguardato sia le istituzioni che l'economia, che la società, che il funzionamento della pubblica amministrazione, c'è bisogno di un grande collegamento con l'esterno, c'è bisogno di un grande collegamento con le forze vive della nostra società, c'è bisogno di un grande collegamento con i nostri enti locali, con le nostre autonomie locali. Quindi, prima questione, molto importante, che iniziative come queste ci possono aiutare, perché abbiamo molto discusso di quel rinnovamento politico, di quel rinnovamento anche comunicativo, di modalità della politica, e dobbiamo oggi discutere come questa organizzazione, insieme a tante persone, possa arrivare alla società civile, anche per recuperare quel distacco che tutti riconoscono. Seconda questione, viviamo in una regione che a dir poco sta vivendo un momento drammatico dal punto di vista della sua capacità di dare risposte concrete ai cittadini lombardi. Noi abbiamo presentato la mozione di sfiducia la settimana scorsa, la mozione di sfiducia ci è stata respinta naturalmente dalla maggioranza di centrodestra, e ci è stata respinta con le peggiori argomentazioni dei periodi peggiori della vita politica italiana: giustizia d'orologeria, negare qualunque tipo di responsabilità, anche solo accennare ad un minimo di riflessione necessaria per quanto riguarda quello che sta avvenendo all'interno della regione Lombardia. Naturalmente noi non siamo entrati nel merito delle questioni giudiziarie che spettano ad altri, ci auguriamo che si faccia presto. Noi abbiamo posto una questione politica e programmatica, la questione di una giunta e di una maggioranza opaca, che non sa più operare e che non ha saputo introdurre nessun tipo di discontinuità rispetto all'esperienza precedente. Con un elemento in più, abbiamo imparato dall'esperienza precedente, dove a un certo punto Regione Lombardia è andata a casa, la maggioranza è andata a casa, ci sono state nuove elezioni. Abbiamo imparato che dobbiamo farci trovare pronti. Per questo, per questo motivo noi abbiamo avviato una campagna che si chiama Lombardia 2018, ma anche prima, dove territorio per territorio stiamo proponendo i nostri programmi, costruendo la nostra classe dirigente, che deve essere necessariamente più ampia delle persone che poi andranno in consiglio regionale e che ha bisogno di contributi di elaborazione come questi. E quindi credo che anche da questo punto di vista si debba considerare importante, molto importante, questo momento. La terza questione, lo diceva già Alberto, ci sarà una conferenza di organizzazione anche in provincia di Pavia, c'è un dibattito aperto a livello nazionale. Noi abbiamo bisogno di un partito che da una parte tenga conto della necessità di rinnovamento forte e quindi anche di semplificazione delle nostre modalità organizzative e decisionali, semplificazione e anche capacità di sveltire i processi, e dall'altra parte però un partito che sappia tenere un rapporto con i territori. Io credo che la scommessa sia quella di tenere insieme questi due momenti, e quindi sicuramente questo
è un momento importantissimo per la nostra provincia, ma anche più in generale, un contributo importantissimo che riprenderemo anche nelle iniziative future. Da questo punto di vista ringrazio Alan, c'è una modalità di lavoro che c'è anche un altro sempre in questa provincia, in questa attività. Ringrazio Alan e credo che si debba davvero mettere a frutto il lavoro che è stato fatto e i risultati che sicuramente produrrete. Grazie e buon lavoro.